ma lisciami le mele, sudicio. Sento già il fetore dei messaggi nuovi appena arrivati. Diamoci un'occhiata insieme. L'immortacci tua è di tua madre. Zeb, sei un coglione. Fai schifar cazzo, toscano de merda. Ma zofo Roma proprio accanto al Colosseo, mazzana ragazzi. Sinom è merda, schifus sinucies, apulato fai stief, a med sina granda latrin lutamam apluat, film epico. Sina fessa sguarreit mi fat vumca, killu lezzo, tu mieti in de pac e tu sorte c'hai buchinar. Se solamente non ci es a pila tue piat tien 20 an, mettis. Cosa? Squon chiavc e merd. Complimenti, hai raggiunto il livello massimo di Munnezzaro. Caro Zeb89, sono un ragazzo gay che gioca di tanto in tanto a RPG o più spesso a casual game. Il mio ex era fissato con i videogiochi, ma fissato di brutto, e quando volevo uscire con lui era sempre un casino, perché si lamentava che non voleva uscire perché doveva giocare a Modern Warfare Warfare 3 o altre cazzate varie. Era anche bravino, quindi quando dici che i finocchi non sanno giocare, quando l'ho detto che i finocchi non sanno giocare? Guarda, non me lo ricordo, sinceramente. Comunque, quando dici che i finocchi non sanno giocare, penso che ti sbagli, anche se so che ora dirai che MW3 è un gioco di merda e chiunque può fraggare gnignigni, ok. Ok, la frase non ha senso, comunque andiamo avanti. Lui mi diceva che io dovevo fare la donna, perché gioco a videogame stupidi e mi piacciono cose da donna come leggere e uscire la sera mentre lui spettava la parte del uomo perché gioca agli FPS. Cosa ne pensi? Io credo che sia un coglione, infatti l'ho mollato mesi fa. Cioè, tu l'hai mollato un mese fa, che ne so, per metterti con qualche altro? Madonna ragazzi, proprio sti finocchi sono incorreggibili, però la mia opinione è questa. Se lui gioca a Modern Warfare 3, sicuramente per forza deve fare lui la donna. Questo è poco ma sicuro. Sono giochi da finocchio, perché chi le acquista a quel prezzo poi a distanza di tanti anni dopo l'uscita, vediamo Modern Warfare 2, Black Ops 1 e 2 che continuano a costare 50-60 euro, cioè cazzo, se non lo prendi in culo comprando quei giochi, cioè nel senso più finocchio di così non puoi essere. Come ti permetti di insultare i vegani? Pezzo di stronzo di sterco, non di stronzo, di sterco di mucca che non sei altro. Se avessi un minimo di cultura saprai che la carne fa male, non è che può far male, no, fa male proprio, e che non è salutare mangiarla sempre, soprattutto il pollo, perché li riempiono di ormoni e la furia, e a furia di mangiarli si diventa gay. Cioè non è che magari nasce un bambino gay, no, diventi proprio, sei etero e diventi gay perché mangi il pollo, bestia. Le verdure sono salutari e non puoi dire che fanno male, perché se lo dici non capisci un cazzo. Vai a mangiare la merda come in salò. Se sai cos'è, vediti il film e ti innamorerai di quell'ambiente, perché ti ci troveresti bene a mangiare merda come il loro finocchio, tuo figlio sarà vegano. Cioè, il discorso è tutto insensato, prendere le pieghe a destra e a sinistra, il finocchio, mangi la merda e tuo figlio sarà vegano. Ma non doveva essere finocchio mio figlio, visto che mangio il pollo. Cioè, non sei neanche in grado di comporre un messaggio. Comunque la mia risposta è questa. Tu dici che il pollo lo riempiono gli ormoni, può essere anche vero, però vogliamo parlare delle verdure, per esempio, o anche della frutta, ma soprattutto la verdura che viene proprio, ci mettono tutti i veleni per tenere alla larga gli insetti e robe varie, cioè vengono spruzzati con la peggiore merda che per esempio la carne non contiene, e queste sono cose tossiche che fanno. Poi è un conto che se mangi biologico, però comunque sia la carne, ora mi dici che la carne fa male, tutto in eccesso fa male più o meno, se uno eccede fa male, ma se ti mangi un po' di carne ogni tanto vai a fare in culo, ti fa solo bene ai muscoli, vitamina B, ferro. Cioè nel senso, vaffanculo. Poi si vede dalla foto tutto rachitico, bianchissimo, sembri moribondo, madonna cara. Zeb, perché devi sempre rompere il cazzo per ogni gioco?
puoi andare a fanculo, Favi. Jay is the beast. Sono completamente d'accordo con le tue parole. Favi Jay is the beast. E per finire col botto, ragazzi, faccio più visualizzazioni di te pulendomi il culo. Visto e considerato YouTube Italia, la cosa non mi sorprenderebbe neppure minimamente. Detto questo, ragazzi, vi saluto e ci becchiamo al prossimo episodio di Posta per Zeb. Ma lisciami le mele, sudicio.